Diciamo, la realtà che hai costruito mi sembra una ficata, anche l'idea che hai avuto. Bene, eccoci qui. Oggi voglio fare la reaction alla mia partecipazione all'episodio di Twitch Tank sul canale di Mr. Rip, che è una rivisitazione del format in cui aspiranti imprenditori presentano le loro startup a una serie appunto di investitori che, come veri shark, quindi come veri squali, dicono la loro opinione, volendo finanziano anche l'idea. Non è questo il caso perché per fortuna non sono stati così squali. E dall'altra parte neanche c'era realmente un possibile investimento economico, ma per me è stato un format molto interessante per iniziare a mettermi alla prova in questo mondo qui, che è tutto un altro pezzo del cammino che può fare l'imprenditore, quello di presentarsi appunto a investitori, e quindi ho voluto farlo perché mi sembrava abbastanza un passettino fuori dalla mia safe zone, ma non così lontano. Ho deciso di partecipare per tutti quelli che mi hanno poi chiesto come sei stato contattato, eccetera. Non sono stato contattato, ma mi sono io candidato. C'è un link che poi vi lascio eventualmente in descrizione. Se poi loro ritengono che sia il caso, vi invitano in puntata. 10 giorni prima mi è stato detto che c'era l'opportunità di fare questo terzo episodio. Ho accettato, ho fatto quindi una presentazione al volo che è molto carina, quindi adesso quella parte lì ce la becchiamo, ce la vediamo insieme. Direi che possiamo iniziare a fare la reaction. Una persona molto, molto fit che va a letto presto, quindi ci scusiamo in anticipo per il ritardo. Diamo il benvenuto a quello che mi ha con nome d'arte, Simo Riccio. Grande Simo! Ciao, ciao a tutti, buonasera. Buonasera, abbiamo Ho interagito ancora più un'ora di autonomia, volte. dai. Ok, benvenuto. Grazie, grazie. Vado io col tasto presenta. Sì, condividi la tua presentazione, che così cominciamo. Vai, allora i tuoi 5 minuti, vai. Certo, presentazione che parte con questa mini clip presa da Wall-E, questo film della Disney Pixar del 2008, dove se noi andiamo a vedere, vediamo un'umanità in un ipotetico anno 2800, che comunica solo attraverso schermi, sta bella seduta tutto il giorno e viene addirittura raggiunta dal cibo ovunque. E a guardare questi punti, sembra di vedere che ci siamo già arrivati in realtà. E quindi uno potrebbe pensare figata. In realtà tutte le ultime ricerche dicono che siamo più sedentari, con tutte le conseguenze che ci sono di dolori, malattie, eccetera, più isolati e in fondo anche più depressi. Quindi sia il corpo che la mente, diciamo che tutte queste comodità non sembrano apprezzarle così tanto. E quindi nel 2022, diciamo che per dare il mio contributo al mondo, ho aperto uno spazio a Milano che unisce una zona di co-working a uno studio fitness, dove appunto tutti il nostro target è ovviamente freelance, ma anche gente in smart, imprenditori, content creator, insomma, chi può organizzarsi la giornata può venire lì a lavorare, ma sicuramente trovare quell'ora di tempo per allenarsi e socializzare anche. Visto che è una combinazione questa tra due realtà, come una combinazione di tasti, ho voluto chiamarla Control Fitness. Questa è un po' la premessa, perché Ok, qui diciamo che nei vari test che ho fatto di durata della presentazione, perché come avete sentito Tommaso ha detto che avevamo tutti sui 5 minuti, già questo pezzo mi mangiava forse 2 e mezzo e neanche siamo arrivati all'idea. Quindi nella realtà poi ci mettevo sempre 6-7, anche in questo caso credo, ma non era così stringente appunto in questo caso. Un domani, una possibile ovviamente problema, tra virgolette, è prepararsi esattamente nel tempo, perché magari si è su un palco o c'è proprio un timer che scorre e quello è il tempo. Però stavolta siamo andati un pochino più lisci. Quindi entriamo nel vivo. Dopo aver validato, diciamo, l'idea nell'ultimo anno, ampiamente, visto che oggi comunque è molto frequentato, ci siamo trovati davanti a un bivio. E il bivio era per dare questa soluzione a tutti o aprire almeno una sede in tutte, le province italiane o andare a cercare di trasportare, questa cosa che per noi è importante per il nostro target su qualcosa di digitale. E ovviamente se siamo qui è perché volevamo fare qualcosa di digitale. Il nome del progetto è quello che noi come trainer diciamo più spesso alle persone che si allenano e quindi ecco che nasce DaiDai, che è appunto una piattaforma di allenamento online
pensata però nello specifico per i lavoratori che hanno determinati obiettivi. Quindi da una cosa così che immagino che per la persona che magari sta tutto il giorno a lavorare potrebbe anche essere respingente o parlare di un interno posh, di una abs challenge. Questo c'è body fit. Sì. O parlando invece dall'altra parte di yoga, una cosa un po' più zen, siamo arrivati a quella che per ora è appunto una web app, che è la nostra piattaforma, dove qui l'obiettivo non è tanto un lato estetico quanto appunto già dalle categorie o dai nomi dei programmi un ritrova il focus, ricaricare l'energia, quindi quello che secondo noi può aver bisogno il lavoratore oggi. E vabbè, qui ho messo un po' di competitor anche indiretti, tipo appunto uno bravo Serenis, che invece è psicoterapia, però mi piace anche molto la comunicazione che hanno fatto e mettere al centro quello che è il problema. Abbiamo poi tutto sbilanciato ovviamente sul corpo, i vari body fit e similari, al centro un po' tra mente e corpo ci sono le piattaforme yoga, che però abbiamo immaginato non attirassero appunto il lavoratore che non vede lo sport come una componente della propria giornata. Il nostro business model quindi è classica piattaforma con subscription mensile o annuale, più avremo anche una vendita delle consulenze poi individuali con i vari trainer o nutrizionisti per chi vuole approfondire. Il grosso ovviamente è un B2C, che è lo stesso target fondamentalmente di Control Fitness. È interessante anche il discorso B2B, quindi anche tramite le politiche di welfare aziendale dare l'accesso alla piattaforma. Ad esempio, già noi come Control andiamo nella sede di Amazon Italia a Milano, però anche lì rimane una cosa che è circoscritta alle persone che riescono fisicamente a presenziare. Invece con la piattaforma si riuscirebbe a fare sicuramente altri numeri. Qua abbiamo trovato alcuni dati di quanti sono attualmente gli iscritti in palestra, ovviamente ci sarà sempre più nel tempo uno switch con quelli che invece usano l'online. Qui abbiamo delle stime realistiche per quello che è subito il prossimo anno, quindi ci siamo dati di arrivare almeno a 1000 utenti, e lì sotto ho messo alcuni dati per vedere di cosa si può arrivare a parlare anche. Questo è... andando a ipotizzare 5 milioni di iscritti in palestra che verranno, diciamo, anche solo pareggiati da 5 milioni di persone che si allenano con le piattaforme online, andando a fare una market penetration, cioè andando a prendere anche solo il 5% di quei 5 milioni, vorrebbe dire un mercato potenziale di 250.000 utenti. 250.000 utenti per il prezzo medio di abbonamento, che sarà di 20 euro, crea un 5 milioni di monthly recurring revenue, e cioè entrate ricorrenti mensili, 5 milioni. Quello potrebbe essere un tetto e un obiettivo interessante. Li ho voluti mettere anche se per raggiungere una market penetration del 5% ovviamente servono investimenti di marketing e comunicazione enormi, e quindi non è una stima realistica sul breve periodo, inteso come mesi o anche a un anno. Però ho voluto metterlo per dare una stima della potenzialità. What's next? Sicuramente andare a vedere come chi usufruisce di determinati contenuti da casa andrà poi a farlo in futuro, rimanere aggiornati. Abbiamo poi queste opzioni che grazie all'IA si può andare già a tradurre l'app eventualmente per fare un vamos vamos, o in realtà anche in tutto il mondo. E un'altra cosa interessante che a me interessa è andare a vedere i dati della piattaforma, dove abbiamo più abbonati, e quindi andare casomai un domani ad aprire nuove sedi di Control Fitness dove vediamo che c'è un picco di utenti, per dargli anche una sede fisica dove appunto ritrovarsi poi dal vivo. Ok, piccolo passaggio su questo, diciamo che il What's Next è stato un pochino, adesso lo posso dire, è stato un pochino azzardato, nel senso che su Daidai non abbiamo dei piani così a lungo termine oltre l'anno, perché già sarà una bella sfida, e io l'ho visto anche con Control. Il primo anno ha cambiato tutto, alcune idee sono state un po' ritoccate, la direzione è stata leggermente cambiata, quindi oltre l'anno secondo me era un pochino inutile, però eravamo in un contesto in cui ovviamente si fanno anche discorsi dove ci sono startup che proprio da business plan hanno come rientro dei capitali magari 5 anni, quindi orizzonti molto lunghi. E quindi non volevo lasciare troppo scoperto il cosa farete dopo, e qui ho abbozzato queste cose dove ad esempio il visore Apple era solo per dire che
Ovviamente nel momento in cui parliamo a persone che stanno a casa e lavorano con dei device, rimarremo aggiornati e sarebbe carino un domani fare una cosa dove il trainer interagisce molto più con te, perché si riesce a vedere in una realtà virtuale, ma parliamo veramente di anni di tecnologie che devono avanzare. Stessa cosa la traduzione in altri mercati, con l'IA abbiamo fatto dei test, è sicuramente possibile già cambiare il labiale e usando la tua stessa voce parlare in altre lingue, quindi figata, ma se non vado a consolidare il mercato italiano, a trovare anche lì, a sistemare un pochino l'idea andandola ad affinare, è molto prematuro, troppo prematuro parlare ovviamente di espansione su mercati esteri, anche lì poi servirebbero altri capitali, quindi queste due cose le ho messe per vedere anche un po' la reazione, se poteva scatenare un dibattito. Invece la cosa delle sedi relative a control, quella è vera, nel momento in cui io ho dei dati che mi dicono che in una città che magari non avrei mai pensato, non lo so, la Bologna di turno, è il picco di utenti, ce l'ho lì, perché non dargli una sede fisica dove poi ritrovarsi e quindi aprire un secondo control invece che nelle città un po' le solite, andare anche su città un po' più non sconosciute ovviamente, ma che magari non ci avrei pensato io direttamente, quindi quella è un what's next reale. Ci sono io, che il mio percorso è appunto in scienze motorie, quindi io sono il lato fitness, ma vedo anche bene quello che è il lato del freelance, perché ho da un po' di anni che provo a raccontare l'avventura sui social. C'è poi Giuliana che, nonostante per ora abbiamo parlato sempre di attività locale, siamo riusciti già a fare delle belle collaborazioni, delle cose fighe, e vabbè, tutti i vari collaboratori, dagli altri trainer, nutrizionisti, quello che tiene il sito, eccetera. Ah, ma lo vedo ora, ma qui in basso, dove c'è la barra di StreamYard, vedete che un pochino si intravede, io ho scritto e tutti gli altri geniali collaboratori, imprescindibili collaboratori, cazzo, peccato che non si veda. La roadmap, così poi finisce la presentazione. 2022 abbiamo aperto control, nel 2023 avevamo fatto una beta per amici e parenti, ma l'abbiamo lanciato 3 giorni fa. Questo me l'ero perso nella diretta, dai dai, in inglese, con muori muori. Su alcuni workout sarebbe appropriato, E nel 2024 è un po' un punto di domanda, perché si aprono diverse strade, tutte in validazione attualmente, ma cioè tutte che stiamo valutando, ma in realtà noi prima vorremmo validare ovviamente meglio quella che è la piattaforma. Grazie, e la presentazione è finita. Ottimo, presentazione finita, andiamo a sentire un pochino i pareri. Parto io. Allora sì, intanto grazie per la presentazione, è bello vedere la presentazione di un prodotto che ha lanciato 3 giorni fa, è interessante come esperienza, quindi partirei da lì. Quali sono i numeri del lancio di questi primi 3 giorni, che sono le uniche cose forse concrete che abbiamo fino ad ora? Ma in realtà abbiamo gli iscritti attualmente di control, e doveva partire la DB, ma tra piccoli problemi col pixel eccetera partirà domani. In realtà il grosso poi lo fa la comunicazione in questi progetti, quindi i numeri si vedranno da domani. Ok. Immagino la domanda che abbiamo un po' tutti in testa è cosa vi differenzia nel pratico da BuddyFit o dal Yoga tipo Academy, che fa il training su YouTube, da miliardi. Yoga Academy, sì, quindi quella forse è la domanda più importante. Nike, eccetera, eccetera. Ma fondamentalmente appunto sicuramente quello che sarà la comunicazione che faremo attorno alla cosa, dove mentre altre piattaforme spingono appunto sullo yoga, che però potrebbe non interessare, o su un aspetto fisico, io immagino il lavoratore che è l'antisportivo non prenderà mai in considerazione di iniziare. Invece, ad esempio, Sereni, se uno brava, hanno fatto un sacco di marketing mirato su quello che poi è il problema, andando a far capire alla persona che può esistere una soluzione, e un po' la nostra missione è quella lì, quindi spostare tutto il racconto e tutta la comunicazione sulla persona che la sera sbatte la testa sul tavolo perché sta tutto il giorno seduta, ma non è neanche attirato da una piattaforma come può essere BuddyFit, che ti mostra l'atleta nelle loro comunicazioni. Okay. A livello di contenuti c'è una differenza
cioè una piattaforma come BuddyFit ha sia il Zlatan Ibrahimovic che ti fa fare la verticale che contenuti un po' più soft. Quindi c'è qualcosa che avete pensato nei video che andate a creare per rendere l'esperienza migliore specificatamente per questi lavoratori? Allora, di base abbiamo degli allenamenti che poi andremo un pochino a vedere, cioè anche quelli che sono alcuni argomenti extra, perché poi ovviamente c'è anche dei video, ad esempio, di nutrizione, che però ti parlano di, non so, come non avere l'abbiocco dopo pranzo, quindi tutti i contenuti andranno a convergere su quelli che possono essere le problematiche, o gli stessi allenamenti sono fatti per farti ritrovare il focus con determinate caratteristiche dell'allenamento di per sé. Quanto posso? Perché mi sento un potente potenziale. Vedi a non usare gli inglesismi? Esatto, diciamo che il buon Mr. Rip era non proprio la nostra buyer persona, ma una delle personas, cioè dei potenziali utilizzatori dell'app, che io mi immagino che vedere un BuddyFit di turno ti fa magari passare la voglia di allenarti o comunque non te la stimola proprio. Quindi vediamo un attimo cosa dice. Mi sento un potenziale utente. Quanto di personalizzato c'è nell'esperienza utente e quanto è contenuti buoni per tutti? Questo non l'ho capito. C'è personalizzazione e eventualmente anche poi servizi one on one, ovviamente. Sì. No, di base si trovano workout, uno puoi andare a filtrare in base un po' alle metriche, tipo tempo a disposizione, tuo livello, okay, eccetera. Quindi c'è una ricerca interna che ti fa selezionare quelli che ti possono matchare, okay, con le tue esigenze del momento. Ok, vabbè. Volevo capire, il business model quindi sarebbe subscription oppure? No, subscription. Ok, quindi la stiamo paragonando anche ad altre piattaforme tipo uno Bravo, Serenis, quindi c'è anche un one-to-one coaching? Sì, sì. Non è ancora implementato, ma ci sarà la possibilità per chi vuole un percorso, okay, più personalizzato, e lì sono delle video call. Penso che anticipo domande poi che forse faranno gli altri sul... Non ho visto un po' un business plan, diciamo, solido. Nel senso, quali sono gli obiettivi finanziari? L'eventuale sì, valuation, se state chiedendo soldi, cioè la parte financials mi sembra un po' scarna. Sì, sì, sicuramente una figura, ad esempio, che cerchiamo è una che ci aiuti più sotto questo aspetto. Finora è sempre stato fare le cose, vedere come evolvono e puntare più in alto, però abbiamo sempre fatto tutto noi internamente. Vado io con una domanda: come strategia di marketing, distribuzione, cosa avete in mente? Faccio questa domanda perché penso che ormai queste schede d'allenamento siano diventate un po' una commodity, non so come si dice in italiano, e un bene. Bellissimo il commento, ci sono almeno 200 personal trainer che vendono il loro piano personalizzato a 2 euro al mese, o forse anche meno perché dovrei scegliere voi. La risposta è che esistono ovviamente di qualsiasi cosa, credo ormai, video su YouTube, quindi perché dovrei fare l'università, perché dovrei pagare una consulenza a delle persone, quando fondamentalmente tutto si trova online in modo gratuito. Quindi è un commento che non commento. Se uno si trova gratis ovunque, penso che quello che vi possa differenziare dagli altri è come vi si trova, come vi si trova. Quindi lato marketing, noi ovviamente penseremo a tutto quello che è advertising, sia fisico, quindi nelle città, sia social, anche influencer marketing, e quindi è far arrivare un messaggio che catturi l'attenzione. Poi ovviamente ognuno potrà scegliere dal video gratuito su YouTube al personal trainer della propria città, però sicuramente faremo una comunicazione diversa. Ok, io volevo chiedere come sta andando il lancio di 3 giorni, che hai lanciato 3 giorni fa?
Error è stato comunicato agli attuali iscritti di control. Di cui... E come hanno reagito? Positivamente, nel senso che noi lo veicoliamo ovviamente non in sostituzione di quel servizio, ma per i giorni in cui non ci si vede, perché soprattutto puntiamo su workout veloci da 20-30 minuti e quindi per integrare in altri giorni. Ok, c'è una community, no? Intorno alla tua realtà, c'è una community, giusto? Sì. Social, anche su Instagram, eccetera, eccetera, corretto? Sì. Avete... ok. Quindi, l'obiettivo, se questa fosse effettivamente una delle slide, se questa fosse una presentazione per ad eventuali investitori, eccetera, eccetera, in questo momento tu cosa staresti chiedendo? Di cosa senti di aver bisogno? Un capitale per accelerare quella che è raggiungere quote di mercato in questo settore. Quindi sicuramente fare le cose in organico, abbiamo visto anche amici e colleghi che lo fanno, ma ci si mette finché diventa esponenziale a livello di utili mensili. Invece ovviamente un capitale va ad accelerare. Ok. Per me è tutto chiaro, quanto basta per dare feedback, quindi possiamo ripartire col giro. Le risposte migliori arrivano sempre quando ormai siamo a casa, quindi ovviamente non sono così soddisfatto di queste risposte, però adesso proveremo un pochino ad ampliare la cosa in modo che può essere utile anche per voi capire un po' come muoversi, però sentiamo la parte finale dei feedback e partiamo da lì. Ok, io faccio un'ultima domanda, quali sono i numeri del coworking? Cioè quanti utenti avete lì, quanti vengono giornalmente? Allora, noi non diamo il coworking solo per lavorare, ma sempre solo in abbinamento a un piano di allenamento. Comunque stiamo parlando di 200 metri su Milano divisi tra coworking e zona fitness, quindi attualmente avremo una cinquantina di persone che frequentano, e chi frequenta fa entrambi. Ok. Ok, bene, allora sì, posso partire con il mio feedback. Al momento, se dovessi decidere di investire, penso il motivo principale sarebbe legato a te come persona o a comunque la realtà che avete costruito a Milano. Cioè uno può dire, ok, mi faccio convincere perché hanno costruito qualcosa di figo, che sta funzionando con persone contente, però chiaramente abbiamo pochi dati per vedere il resto, non mi aspetterei molto di più. Ecco, sarebbe bello avere già dei dati su, guarda, in 3 giorni 100 persone hanno visto un video e hanno fatto esercizi, perché non sapere i numeri mi fa pensare che magari appunto l'adoption non è stata così alta. Poi più in generale, sì, dovete assolutamente risolvere il problema della distribuzione, perché non andrete a competere lato advertising con BuddyFit, non ce la potete fare a livello di costi, non avrebbe senso, e dovete personalizzare il prodotto per il vostro target. Al momento non penso che l'allenamento diverso sia abbastanza, perché ci sono tanti allenamenti specifici per chi lavora su YouTube banalmente, ma anche su altre piattaforme, quindi penserei... per esempio, potete fare una partnership con Serenis, con Uno Bravo o con altre piattaforme che si occupano di welfare, benefit aziendali, per dire, ok, noi vi forniamo la parte del benessere fisico insieme alla parte del benessere mentale, per dire. Poi, chiaro, il rischio con queste partnership è sempre che vi taglino fuori, però visto quanto è saturato il mercato, mi sembra un rischio che quasi vale la pena prendere. E è molto interessante la parte B2B, perché è un grande mercato, la stessa BuddyFit ci sta entrando, tutte quelle che fanno questo tipo di piattaforme ci entrano, però se riuscite a spiegare perché il vostro prodotto è in maniera specifica ottimo per chi lavora, allora può avere senso, può essere più facile da vendere. Dovete trovare queste metriche, queste informazioni, può anche voler dire, non lo so, mettere un journal all'interno dell'app che ti fa documentare quanto ti senti produttivo dopo certi esercizi, oppure cominciare a chiedere quando ti vuoi allenare in base alla tua schedule lavorativa. Però ecco, quella è una parte difficile, non riesco a vedere il futuro al momento. Ok, grazie. A me sembra la concorrenza molto ampia e molto spietata. Qui non abbiamo visto nessun numero sull'attuale performance.
non riesco a giudicare, sento soltanto che c'è veramente molto molto competizione. Allora sì, qui diciamo che da un lato aveva poco senso presentare DaiDai senza dati, ma dall'altra parte ho capito, almeno io faccio così, che ad aspettare che una cosa sia perfetta o comunque in stato avanzato, il tempo passa, qualcuno arriva prima di te, insomma ci sono più contro che pro. Quindi nel business io tendenzialmente vado anche con progetti incompleti, casomai vado a validare un pochino meglio l'idea e provo a correggere il tiro durante. Ovviamente adesso le domande di Tommaso, ma anche di Giorgio, di Mr. Rip, non avendo numeri o chissà quali previsioni, non possono dire chissà che. Però ci sono comunque spunti interessanti, quindi andiamo avanti. Mi piace il focus sul lavoratore, ma anche lì, ad esempio, andate a pensare, avete menzionato tantissimo Buffett, ma c'è ad esempio anche 7 Minute Workout, che anche in Google era strapopolare, o anche altre più americane. C'è tantissima concorrenza e sono aziende che hanno decine di sviluppatori, un business plan completo. Quindi non lo so, forse il fatto che voi abbiate anche un luogo fisico può far sì che può essere un servizio offerto in bundle con la subscription al vostro... Non so, lo vedo come un bel servizio extra da offrire a chi già è vostro cliente. Ho paura che sia molto difficile fargli prendere piede finché non vedo altri dati. Tutto qua. E poi con questa competizione c'è bisogno o di un piano personalizzato oppure di qualche testimonial enorme, quindi ingenti spese in marketing. Porto Francesco Totti a fare gli addominali, queste cose qui. Sì, diciamo ad esempio a questo punto non porterei uno sportivo, ovviamente era un esempio, però non porterei uno sportivo, ma porterei appunto, non so che nome mi può venire in mente, però appunto uno che non fa sport a essere il mio influencer, e quindi appunto non il Francesco Totti di turno, che ovviamente richiama il tifoso di calcio, quello che già comunque è intrippato magari col calcetto, con lo sport, però ho capito cosa intende. La cosa... Mi è piaciuta molto l'introduzione della presentazione in cui dicevi che in un futuro distopico saremo seduti davanti allo schermo. Poi però nella presentazione vai a far vedere Next Step, c'è uno col Vision Pro e ha detto ci stai tu facendo avverare questo futuro distopico. Però non tutti erano seduti, dai. Onestamente mi sarebbe piaciuto vedere una startup analogica, quindi una palestra dove non c'è elettricità, solo... sono convinto che tra 15-20 anni questo mercato sarà più grande, esisterà e avremo tutti l'app con gli esercizi, il personal trainer. Come già detto da tutti, ci saranno profit margin minuscoli, anzi quasi forse negativi, perché ci sarà la Nike, Apple, che ti vende l'iPhone, ti vende le scarpe, quindi vendere piani di allenamento mi sembra un mercato veramente difficile, se non è in combinazione con vendi scarpe, vendi telefoni, vendi internet. La parte analogica mi gasava di più. Ok. Allora, a me, diciamo, la realtà che hai costruito mi sembra una ficata, anche l'idea che hai avuto, non è una startup, secondo me. È un modello di business che si può applicare in vari casi. Io sono amico di Dario Vignali e Denise, che hanno fondato Yoga Academy, Giulio Caccatarra, che ha fondato Aria Training, conosco, ho intervistato i fondatori di BuddyFit, e anche quelli di Serenis e di Uno Bravo, quindi conosco un po' tutte queste realtà. Per rendere startup devi ragionare in quel modo, per cui il tuo fattore differenziante non è vagamente differenziante, ma è, come direbbe Peter Thiel, 10 volte meglio rispetto a quello che è il mercato consolidato, per cui ti devi sempre fare la domanda: non mi basta essere diverso dal mercato, ma io devo essere decisamente diverso dal mercato, e idealmente con alla base una tecnologia dirompente, che è un po'
il core di tutte le startup, no? Ho appena letto From Zero to One, in realtà no, l'ho letto a 18 anni, però diciamo che è un po' una bibbia, mondo startup. Non mi sembra una startup, mi sembra un ottimo business model, mi sembra un ottimo modo per monetizzare una community, nel senso che monetizzare è anche dare valore a una community, nel senso che non è che se non è una startup allora non ci si possono fare soldi, anzi ci sono mille modelli di business che non sono da startup, ma ti permettono di avere ampi margini, monetizzare bene, semplicemente non raggiungi pubblico europeo, americano, tutta Italia, ma un pubblico ristretto con cui però puoi già pianificare un business plan decente e interessante. Onestamente, se io dovessi fare una startup, non la farei in questo settore, mi sembra competitivo, per cui se io fossi in te proverei a virare più sul troviamo un modo senza investimenti di curare a basso costo la community, consolidarla e alla mia community dare questo valore aggiunto, che probabilmente sarà ben disposta a spendere nonostante prodotti competitor, perché per loro è un valore aggiunto il solo fatto di farlo con voi. Poi, se come ha fatto Yoga Academy, si riesce a intercettare un trend, per cui non è semplicemente fitness, ma è un, diciamo, un qualcosa che interessa le persone, però in quel caso bisogna essere molto attenti a guardare il mercato, no? Ancora meglio, perché ti permette di ipotizzare meglio. Dico queste cose, però io sono il primo che a 18 anni ha fatto un hackathon, e quando ho presentato la mia idea mi chiesero qual è il modello di business e io ho chiesto cos'è un modello di business, per cui cioè, si imparano col tempo queste cose. Chiaro, ok. Sì, sì, mi viene quasi da dire che un'altra strada in realtà potrebbe anche essere quella di usare l'app come canale di marketing. Cioè, dire un po' l'idea che hai detto tu del vediamo dove abbiamo gli utenti e poi creiamo un altro coworking, perché di nuovo l'idea mi sembra molto figa. Io stesso ho adesso l'ufficio e in ufficio mi sono comprato il rack per fare esercizi e la trovo un'ottima cosa che, ok, sto lavorando e poi vado a fare esercizi e così che dopo che lavoro, insomma, non devo andare in palestra, non ho tempo di commute o simili. Quindi, ecco, secondo me hai tante opzioni davanti, sarà curioso vedere come andrà. La prima è, ok, proviamo con l'idea di startup, cerchiamo un canale per distribuire velocemente, però sarà difficile differenziarsi. Un'altra cosa che mi viene in mente, che non suggerisco quasi mai perché è diventato un mantra un po' abusato, però nel vostro caso potrebbe aver senso, è riuscite a pensare a creare una categoria. Quindi Marcello ha menzionato il trend, che è giusto, però il trend dello yoga già è stato cavalcato, il trend del fitness è già stato cavalcato. Se riuscite a inventarvi una cosa, diciamo, stile Krav Maga, magari un po' più sostanzioso, che però appunto è, non lo so, fare esercizio mentre scrivo sulla tastiera. Esatto, tipo così, faccio lo squat, premo la barra spaziatrice o cose del genere, allora secondo me c'è qualche opportunità. Altrimenti vedete che, ok, questa non è una startup, non raggiungerà venture scale, diventa o un valore aggiunto per gli abbonati o un canale di marketing che è gratuito per tutti e tu lo usi e ti buttiamo dentro la community di Control Fitness e ti creiamo il coworking vicino casa. Vedo che ti sei fatto influenzare da Peter Thiel anche tu, no? Crea la tua competizione, Tommy. Eh sì, ti devi mettere però bella, bella, da solo. Bel suggerimento. Eh sì. Ottimo, è quasi grazie. Quasi come se questo fosse il mio lavoro. Beh, Peter Thiel non l'ha letta, va data comunque. Questo è un po' anche chi è in chat, se uno vuole fare una startup. Perfetto, allora, grazie mille Simone. Paradosso di Thiel. Esatto. Siamo veramente curiosi di vedere come si svilupperà l'applicazione. Ricordiamo che ha un canale YouTube che potete seguire anche per ricevere aggiornamenti in merito. Cosa faremo? Esatto, bene, perfetto, grazie mille. Il canale YouTube, aspetta un secondo, Tom, Simo, non so se stai uscendo, dico, il canale YouTube non è il tuo, no? è un altro canale YouTube, perché il tuo canale stai più pubblicando tanto, no? No, il mio no, perché non c'è tempo, però provo a raccontare tutte le fasi di questa avventura. Ok, sì, okay. Sì. Poi metteremo il link in descrizione quando uscirà il video, fatto bene. Grazie mille. Va bene, diciamo che è finita. E allora, un po' alcuni aspetti sono A, lato startup o semplice, tra virgolette, azienda. Diciamo che avevo presentato già la mia partecipazione al programma con Control, ma quella è palesemente non una startup, perché quello che un pochino caratterizza la startup è anche il fatto che possa scalare in modo esponenziale, quindi io mantengo i costi relativamente simili.
ma i guadagni possono diventare ovviamente esponenziali. Control può essere replicabile, ok? Quindi io posso aprire sicuramente più punti vendita, diciamo, ma non scalabile, perché ogni punto vendita avrà il suo affitto, i suoi costi iniziali di ristrutturazione, eccetera, e poi ci sarà un utile. Quindi invece DaiDai può mantenere dei costi relativamente fissi, dove ovviamente vanno ampliati poi quelli dei server, dei tecnici che ci lavorano, dei programmatori, eccetera, ma è relativo rispetto a una crescita potenzialmente infinita, nel senso che vabbè, se stiamo su Italia parliamo di 60 milioni, togliamo nella metà 30 milioni di iscritti, ma appunto poi puoi andare su altri mercati esteri, quindi potenzialmente infinita, quindi in quello rientrerebbe lato startup, però la startup è anche quella innovativa che quindi presenta appunto magari una tecnologia innovativa o una nuova categoria, un qualcosa di nuovo che effettivamente in questo caso non c'è. Diciamo che invece sull'altra domanda che si sono fatti un po' tutti, la cosa mi ha un pochino oggi si dice triggerato perché soprattutto negli esempi che ha fatto Marcello non c'è innovazione, quindi lui ad esempio nomina Aria Training che fa classico fitness dedicato alle donne, ha nominato Yoga Academy che fa il classico yoga, come ce ne sono, cioè magari noi pensiamo al mercato italiano e diciamo sono stati tra i primi, ma appunto nel mondo se pensiamo ad Apple Fitness Plus, comunque il servizio che già c'è, trovi delle cose di yoga a una qualità insuperabile perché ovviamente loro hanno mezzi economici infiniti, la Apple. Quindi anche lì non va a essere 10 volte meglio, come dice Marcello, quello di Yoga Academy. Parliamo poi di BuddyFit che vediamo proprio al volissimo, BuddyFit SRL, classica app di allenamento, come appunto ce ne sono migliaia. Non mi piace tra l'altro il loro modello di business, nel senso che loro propongono live, quindi hanno un affitto di una location, hanno dei trainer che devono pagare come se facessero delle ore qui da Control come personal trainer, hanno una sorta di montaggio, anche se poi in realtà ripiazzano le loro live online con gente che saluta all'inizio, eccetera, cose inutili, a mio modesto parere. Infatti noi qui abbiamo della BuddyFit SRL un fatturato che uno dice da 200.000 a quasi 2 milioni, a oltre 2 milioni, anzi quasi 3. E immagino che ora sia andato anche oltre. Peccato che questo è tutto capitale raccolto e questo è tutto capitale bruciato. Quindi se loro hanno preso 1.900.000 ne hanno bruciato 5. E secondo me, per come è impostato ora, il trend sarà quello. Poi il mercato potrà smentirmi e questo video potrà invecchiare male. Quindi gli esempi, diciamo, che hanno fatto loro, se uno va a pensare A, che c'è YouTube o comunque piattaforme online completamente gratuite, e B, ci sono grossi colossi del settore che ovviamente hanno budget per fare la cosa a una qualità 11 su 10, allora non dovrebbero esistere altre realtà che propongono il fitness, che invece ne è pieno, le stesse che parla Marcello, quindi quelle un po' gestite da marketers in partnership sono inutile se si vanno a vedere i fatturati. E quindi niente, la cosa che a noi andrà a differenziarci, non sono riuscito a farlo percepire, ma è solo andare a fare una comunicazione coerente per il nostro target, andare a fare volendo un po' la strategia della Apple che è da anni che non va a innovare niente, ma fa un renaming di determinate cose, categorie, prodotti o servizi, li integra in quella che è la sua comunicazione e te li vende facendoti sentire parte di una community. E questo è esattamente quello che vorremmo fare noi. Quindi ti vado a stuzzicare il problema del fatto che stai troppo tempo seduto, come ti vado a stuzzicare questo pensiero tramite advertising, influencer, cartelloni nelle città, eccetera, tutto quello che è la comunicazione. E quindi tu ti inizi a porre il problema del fatto che se a fine giornata ti esplode la testa, la soluzione non è rilassarsi con una serie su Netflix, ma è muoversi. Quindi questa sarà la nostra mission. Vedremo nei prossimi mesi, ma anche anni, come andrà. Io ringrazio tutti i giudici di Twitch Tank e ringrazio voi. Spero di aver dato qualche ulteriore spunto tra le mie risposte nella puntata e questa video reaction. E cazzo, sono veramente curioso di vedere come andrà avanti. E come invecchierà questo video, no? Sarà figo rivederlo fra mesi. Intanto, voi iscrivetevi a DaiDai, trovate tutte le info nel link in descrizione e ci vediamo alla prossima reaction. No, non è vero perché non credo che parteciperò a tante cose così su cui fare la reaction. Ciao!